Speciale Sanremo 2017, è un piacere avere ai nostri microfoni il presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi. Maurizio Caridi, che è il promotore, diciamo, principale di Area Sanremo. Area Sanremo che quest'anno ha sfornato due artisti che non sono in finale, ma sicuramente di cui sentiremo molto parlare nelle radio. Sicuramente, nel senso che purtroppo questa è una gara, alcune volte bisogna accettare il risultato, anche se a noi può sembrare ingiusto, però in fin dei conti il bello di Sanremo è anche questo. Io credo che i ragazzi abbiano tutte le carte in regola per poter comunque giocare quello che per secondo me meritano, perché sono veramente bravi, la convinzione è questa. Quindi non dimentichiamo che Zucchero e Vasco Rossi hanno fatto ultimi in un'edizione del Festival di Sanremo e poi sono diventati quello che sono. Sarà il mercato fra 2 o 3 mesi a dirci veramente qual era la forza di questi due ottimi artisti. Area Sanremo che quest'anno cambia formula, lo scorso anno c'è stata, diciamo, quella start-up, le audizioni nelle varie location non selettive, quest'anno invece si andrà proprio a scovare i talenti nelle cantine, nelle regioni italiane. Sì. L'anno scorso abbiamo fatto questo test che ha dato degli ottimi risultati, quindi l'obiettivo è quello di riproporlo, ma questa volta noi andremo veramente a fare le audizioni e le selezioni come si deve. In quel momento vedremo proprio, faremo la valutazione di questo. Questo serve soprattutto per 2 motivi. Il primo è andare incontro ai ragazzi, perché sempre di più fanno fatica, sempre di più devono pagare e giocare sul proprio futuro ed è difficile. E quindi noi non vogliamo gravare di questo. Per questo motivo abbiamo ideato un progetto che ci permetterà di andare in giro per il paese e magari attraverso poi un buon progetto di sponsorizzazione ridurre al massimo le quote di iscrizione ad Area Sanremo per andarle finalmente magari ad eliminare. Ci saranno dei corsi, delle formazioni, dei momenti formativi con dei grandi artisti, dei grandi autori e anche dei grandi manager o comunque tutti i grandi professionisti del campo musicale. Poi abbiamo visto che l'opera di Area Sanremo non si limita a portare 2 ragazzi al festival, bensì ad organizzare tante cose, perché ne abbiamo visti di ragazzi di Area Sanremo anche sul palco di Piazza Colombo, quindi vivono Sanremo magari non dall'Arison, ma lo vivono. Sì, tantissimi ragazzi che erano in giro per il festival, nelle iniziative collaterali del festival, come avevamo promesso nel tour, li abbiamo portati a Sanremo, comunque vivendo Sanremo, anche se non sono andati sul palco dell'Arison, l'hanno vissuto in un modo diverso, ma molto importante anche per loro per farsi un po' di promozione. Maurizio Caridi, che è uno di spettacolo, che conosce questo ambiente, vedendo il 12 di dicembre la trasmissione sarà Sanremo, sembrava un po' che Area Sanremo fosse quasi un percorso, diciamo, non dico di serie B, però svantaggioso rispetto ai ragazzi che venivano dalle case discografiche. Secondo lei negli anni si potrà raggiungere, diciamo, una parità di trattamento, tra virgolette? Credo di sì, già quest'anno è già cambiato il livello di trattamento, quindi io sono convinto che in questi anni davanti, se con un ottimo progetto, noi andremo a diminuire questo rapporto. Anzi, il progetto vero è proprio questo: Area Sanremo è per aiutare ad entrare i giovani all'interno della musica italiana, del festival in particolare, senza l'appoggio, magari che non potrebbero raggiungere l'appoggio di grandi case discografiche, magari attraverso Area Sanremo avere lo stesso, giocarsi le carte in regola come tutti gli altri. Questo è il progetto Area Sanremo. Concludo con un ringraziamento particolare. Io sono, oltre a essere il presidente di Area Sanremo, sono il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è l'orchestra del Festival di Sanremo, la maggior parte dei nostri maestri sono impegnati, è un orgoglio della città di Sanremo, e allora va il mio ringraziamento per il grande lavoro che stanno facendo nel Teatro Ariston. Anche perché chi lavora dietro le quinte è più importante spesso di chi sta davanti. Sì, grazie. Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Grazie.